Mister Sorace, l'allenatore del Melicucco. Adesso cambiamo per un attimo campionato, andiamo in prima categoria, andiamo in casa Parghelia. Insieme a noi il direttore della formazione vibonese Fazzari. Buonasera direttore, ben trovato. Buonasera a voi, buonasera a tutti. E allora direttore, dopo il ritorno in prima categoria, si è iniziato la settimana scorsa il derby con il Nicotera, oggi il Borgia, arrivano 6 punti, come inizio non c'è male, potremmo dire. Sì, siamo felicissimi di quello che stiamo facendo, speriamo di continuare in questa maniera. Quest'anno qual è il vostro obiettivo, a cosa punta questo Parghelia? Il nostro obiettivo quest'anno è prima cosa di fare un campionato tranquillo, poi di almeno cercare di accedere ai play-off. Quindi comunque si prospetta un campionato, diciamo, importante per questa realtà? Sì, anche perché è molto equilibrato, esatto. Penso che è uno dei più equilibrati degli ultimi 5-6 anni. Tra le altre cose, un campionato vale anche per il girone D, che ha un profumo di serie superiore, basti pensare alle tre lametine e non solo. Infatti, ecco, certo. Quanto è stimolante comunque potersi confrontare con queste realtà? Ma io credo che sia molto stimolante sia per le società che si vanno a incontrare, ma anche per i calciatori stessi in campo. Assolutamente. È una situazione molto stimolante. Io secondo me ho l'impressione che sia un bellissimo campionato questo. In generale, direttore, c'è il Soriano in eccellenza che ha anche puntato a un bel progetto, diciamo, territoriale, il Capo Vaticano che punta a fare molto bene in promozione. Ci siete voi, ma ci sono diverse squadre del Vibonese. Ecco, qual è lo stato di salute del calcio in quello spicchio di Calabria? Allora, diciamo che qui si mangia pane e calcio, questa zona qua della Calabria, quindi diciamo che le squadre sono ben attrezzate, nel senso si attrezzano per fare dei bei campionati e nessuno vuole fare brutta figura. Certo, va bene, direttore, grazie per essere stato con noi e sentirci presto. Grazie a voi, è sempre grazie. Un piacere, buonasera. Ringraziamo il direttore Fazzari, quindi siamo stati in casa Parghelia.